Buon pomeriggio a Grazie tutti. mille. Fa piacere sapere che se ci sono io si fanno le sub, altrimenti le sub non si Ma non è fanno. vero, mi fate 100 prima. Non è vero. Tutto per Bergami, non per Palesemente te. così Vabbè, sono ma oltre entrato a e rincazzo sono di più nelle calcio, ma anche spec. a Questo canale Bari. dipende da me. Ma non è vero, ma se Ma domani c'ha se ne pure un va. audio di merda. Ma ragazzi, esatto. oggi non sono a casa. E dove Cosa sei? stai Dove sei? Ma Dove tolga sei? le cuffie, Non sono si sa inutili queste neanche cuffie inquadrare! false. Questo non si sa neanche inquadrare! Raga, Doldano lo alza al massimo, però è una La merda l'audio. saponetta, cioè. No, 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 esce chi entra senza cuffie, fuori dal cazzo. Grazie, Matte. Allora andiamo con Dammi di Juventus questo Roma già coglione. e partiamo dagli highlights, caro Torre. Partita bruttissima. Calcio! Come calcio? Ma frate, dobbiamo davvero Come vedere gli calcio? highlights di Quando Juve-Roma? due Sì, squadre. certo. Ricordati questa Mamma cosa: mia, quando due squadre giocano a calcio liquido, finisce si 0-0. annullano. Finisce 0-0. Sembra una brutta partita perché si annullano. Ah, che calcio liquido, ma dove l'hai visto sto calcio liquido? Nel tuo bagno l'hai visto il calcio liquido? No, grazie sono direttore. Due calci liquidi, lì si è il sono calcio annullati. liquido. Il calcio liquido, quando vai a pisciare hai visto il calcio No, liquido? però, per favore. Guarda Costa Curta. Grazie Melovi, bentornato. Guardiamoci a Costa pubblicità. Curta. Ma perché Sky mette la pubblicità all'interno del video? Perché ha speso 100.000 euro per farlo. Ma scusate, ma quello là è Lautaro Vero o Arsosia? Permetti per Sosia. Ah, l'hanno detto con l'intelligenza artificiale. Ma che cazzo è stata di? Ma non vedi Lautaro Vero? È lui. No, per me è lui. Oh, io ho visto quello era... Nel frattempo possiamo fare una prova audio? Sì, va bene. Una merda, ma meglio, dai. Chirico, ma Chirico non può andare Era allo stadio. Era lo stadio ieri, Chirico? No, no. Ha ancora la Daspo? Sì, sì. Ancora qualche anno. Ma vogliamo parlare un attimo di Osimhen? Ma se ne sapete voi due! Ho chiesto se ha la Daspo, non può mai allo stadio, no, non ha la Daspo. Il Daspo, non la Daspo, però. Lei ha il Daspo, il Daspo. Io non so neanche come si pronuncia, perché sono una persona normale. Ragazzi, vogliamo parlare un attimo di Osimhen. Ma che cazzo è? No, ma stiamo attimo, vedendo le di Juve Roma. Ma Giordano, ma dove cazzo aspetta, vive? Aspetta, Giordano, c'è Juve Roma, aspettiamo cazzo. Che Petulasce dice tutto e poi Faina lo riporta dicendo no, che fuori, sono fuori calma. Coglione. Ha fatto già due titti, quindi noi arriviamo dai, dai, fuori, fuori, fuori. Fuori, dai. Frate, non possiamo lavorare così. Torre, perché sento basso io? È giusto così, frate. Se dobbiamo parlare, che cazzo facciamo? Sentiamo l'audio al massimo. Nessuno sta parlando. Infatti dobbiamo parlare. Che tiro schifoso. Non voglio parlare, voglio sentire gli audio. Allora fanculo. Vlahovic palla al limite. La cazzata. Angeligno. Ancora Angeligno, prova il sinistro, crambotta. Mamma mia, che finisce non distante dalla porta di Gregorio. Cioè gli highlights sono 40 secondi di highlights. Sembra un fatto tranquillo. Non l'ha neanche visto bene partire. Grazie pistolero. L'apertura di Coppens. Questa qui è l'unica azione. A destra dove c'è il Diz. Cerca spazio per il tiro. Finita. Da lì però molto difficile. Calcio liquido lo chiamava Dagliale. Calcio liquido hanno chiamato. Calcio liquido. Quando do due calci liquidi che si ha fatto un tiro a Roma. Sì, sì. Pure ma la Juve ha fatto un cazzo. Prego Dagliale, prego, vada. Partire il cazzo. Perché Dagliale? Dagliale? Prego. È stata... Ma come una partita è stata una partita non bella. Grazie Dardes. Ma vinto il mercato Dagliale si annulla. È una partita non bella, però la Roma fa una buona prova, è un punto Pristinco, è un buon punto dove ripartire. E niente, abbiamo pareggiato comunque a Torino con la Juventus. La Juventus Grazie primo Matte. Tempo primo tempo io credo che Thiago Motta deve dare una svolta un attimino. Non può giocare con quei giocatori lì, lo può fare col Verona, lo può fare col Venezia, però devi incominciare a buttare dentro Coppa Miners, Douglas Luiz e sta gente qua, perché quando sono entrati con Cesao, Douglas Luiz e Coppa Miners per 20 minuti a Roma non riusciva più a uscire da propria metà campo. Ma te devi parlare da Roma però, non da Juve. Pensi dalla Juve, la Roma fa una partita attenta, fa un buon primo tempo, male il secondo tempo per mezz'ora, poi l'ultimo quarto d'ora la Roma fa una grande partita, proprio l'ultimo quarto d'ora esce partita. Fuori quando entrano Baldanzi e Shomurodov. Ma come una grande partita? L'ultimo quarto d'ora, l'ultimo quarto d'ora, non l'hai visto, eh? Non ti rimane in porta. A Torino, comunque a Torino
a Torino hai messo sotto la Juventus, cioè la Juventus non usciva più con un quarto d'ora. No, allora, per favore. Ma hai tirato dove hai messo sotto? L'ultima quarto d'ora, hai visto la partita? Grazie Matteo. L'ultima quarto d'ora. Dove hai messo sotto? Abbiamo 90 minuti la partita. Dall'80esimo al 95esimo la Juve non è più uscita dall'aria. Come è uscita dall'aria? Deve intervenire Giordano. Si sente un cazzo, bro, dai, vai. Ma chi è il conduttore questo qua? Ma non so chi è, abbiamo beccato prima. Ma è l'autista. Allora, è tristissimo che un giornalista, perché Augusto Ciccione è un ottimo giornalista, debba pensare tutto ciò che è Roma perché si chiama Roma. La Roma ieri ha fatto la mia prima partita. Cioè... ha fatto la partita che doveva fare. Non si è difesa a spada tratta. Non ha trovato grandissimi corridori. Ma che ha detto? Non ha trovato grandissimi corridori. Ma questo è un altro discorso. Però è un partito, ha detto. Che la Roma. Un quarto d'ora, ha detto. Orco due ore. E tu è stata una gran partita. Ma se fai una gran partita ti riporta una volta. L'anna del tiro d'Angelino, ma Juve era tutta. Ma devi dire un po', c'è il tiro d'Angelino tutto fuori. Ma se te l'hai vista la partita, io ho vista. Ma come non ho visto? Non esiste, allora, grande partita. Allora, abbiamo due concetti di grandi partite differenti. Capisco che viene l'ultimo da due quarto difficili. D'ora stando a Torino con la Juventus, con Cupo Miners, Nico Gonzalez, sì, con Cesao, Douglas Luiz in campo. Secondo me ha fatto un grande ultimo quarto d'ora. Hai fatto, non va bene che giochi un quarto d'ora, scusa. Ma era anche piuttosto prevedibile che andasse così. Sono due squadre in costruzione. Questo è il vero primo anno di De Rossi, perché l'anno scorso De Rossi è andato un po' sulle ali dell'entusiasmo, la romanità, e questo è il capitan futuro, cuore di Roma, eccetera, eccetera. Questo è il primo vero anno da allenatore, così come il primo anno di Thiago Motta alla Juventus. È chiaro che tutti e due gli allenatori non sono ancora pienamente consapevoli dell'arsenale che hanno a disposizione per far male all'avversario, però la Roma in una settimana ha corretto Empoli, ha corretto le storture. Grazie Nick. È stata equilibrata. Ha corretto le storture di non è peggiorata la Juve, non è peggiorata la Juve. Non ha lasciato spazio alla Juventus con un atteggiamento corretto, baricentro alto, serenità dal punto di vista della quadratura, giocatori offensivi che andavano dentro, Pellegrini che faceva un determinato tipo di movimenti. Quindi tutto ha palleggiato anche bene a Roma. Ha palleggiato anche bene. Samu che ne mette 10, porca miota, fuori Ciccione, a buffo, fuori, no non mi cacciamo. Fuori. Non mi cacciamo, no, fuori, cacciare, prego, no, vada, no, posso fare come voglio, aspetta, posso cacciare anche lei, dico, fuori dal cazzo. Cos'è che fuori, hai detto, fuori. Fuori al cazzo, prossimo chi è che sei cacciato? Nessuno, basta, allora okay, non faccia il coatto, no, stiamo no, scherzando. Chiedo scusa. Un gioco di punte, una sì, burla, poi dai alla viene a prendere a casa. Eccoci, siamo arrivati, Damiano, se vuoi leggere la copi, te metto qua, così c'hai tutte le notizie che te pare, ecco qua. No, veramente lo dovrebbe mandare Giordano il messaggio. Sei minuti fa, o dovrebbe mandare, lo dovrebbe mandare Giordano, Ciccio. Ma se non mi fate parlare, che cazzo devo fare? Sta parlando della partita che non è esistita. La gente che va dentro. Mi sono ricresciuti i capelli, santo Dio. Vada Giordano, vada. Grazie allora, Luca. La questione è questa. Galatasaray deve far presto, perché deve entro domani, come dovreste sapere, ma non lo sapete, vanno depositate le liste UEFA. Quindi Galatasaray, se vuole iscrivere Osimhen alla lista Europa League, ha tempi stretti. No, Europa League è il 4, cretino, guardalo. È il 3. La Liga è il 4, la Champions è il 3. No, è il 4. Ma se dice così dice bene, però, La trattativa la devono chiudere ora. Il Napoli sembra che, da quello che chat spam toppa giardo. Ci sono i Napoli del Galatasaray per chiudere con Osimhen. Osimhen, da quello che ci dicono, dovrebbe essere d'accordo. Quindi questa indiscrezione lanciata all'orario di pranzo dal Corriere dello Sport sta prendendo sempre più corpo e forma e potrebbe nelle prossime ore, forse già oggi, portare Osimhen al Galatasaray. La formula è quella definita: prestito secco
con il Galatasaray che si accolla a tutti gli 11 milioni dello stipendio di Osimhen. Simone Inzaghi Gott! Simone Inzaghi Gott! Vaffanculo, Simone Inzaghi Gott! Simone Inzaghi Gott! S1 Inzaghi! Non è Simone Inzaghi! Era lì, non c'è! Ok, scusa, si vuole Inzaghi, ti butto fuori. Guarda, c'è un tweet ridicolo di Leao. C'è un tweet ridicolo di Leao. Ma come? Si dovrebbe allenare in questo momento. Andiamola a prendere, finisca il giorno. Ma questo non lo far vedere perché non si può far vedere, secondo me. Questa cosa qua. Come non si può far vedere? No, non lo fa vedere, aspetta. Non lo so perché c'è quel gesto lì. Non so se non lo fa vedere, aspetta. Te lo dico io. Intanto concludi, Giordano. Ma il cazzo, Leao. Concludi, Giordano. Giordano. Allora, Osimhen, prima di andare al Galatasaray deve rinnovare, perché non può tornare a Napoli a un anno dalla scadenza con meglio, Giordano, è quindi tre anni e anni che sta in televisione, si mette a sto compito, taglia la testa. Ci sarà un rinnovo, ci sarà un rinnovo tecnico che porterà la scadenza del contratto di Osimhen al 2026. Ma è gravissimo. Quindi, ma che fa, Leao? Ma che cazzo? Io penso che se possa far vedere Torre, no? Sì, l'ha pubblicato lui, è un tweet. Aspettate che lo faccio vedere. Magari, ecco, non vuole un vittimismo del cazzo quando viene sì, però, non, però calmi, per favore, non facciamo commenti. No, è un vittimista del cazzo, si può prego, dire. Torre, vuol al dire. Volo. Grazie, Ilcom. Questo qui è il, questo è il tweet di Leao. Immenso palo di cagno. Fuori, secondo lui di cagno dice questo, dice quello che ha detto su Leao semplicemente per il colore della pelle di Leao. Ok, tanto è che è super contestualizzato, quindi. Ma ragazzi, una alla volta, però, se non si capisce, prego. Invece di chiedere scusa, di dimostrare sul campo, farsi tweet da bim-bim. Ma Di Gagli ha giocato in Premier League. Ha giocato, sì, ha settato un attimo, raga. Ma avete visto da chi l'ha ripostato? Di colore, ma che cazzo, non ho capito. Scusa, avete visto da chi l'ha ripostato? Come si chiamava il profilo? Cardinale Porco. Non è vero, raga. Aspetta un attimo. Non frate. È vero, frate, guarda. Ma non qua. È vero, ragazzi. Guarda il profilo. Ma non è vero, ragazzi. Io pensavo che poi dovrebbero multare. Questa è da rescissione. Ma voi vedete, ragazzi, ma vedete come deve essere il leader della squadra? Ma vi rendete conto che questo deve essere il leader della squadra? Vi rendete conto che cosa fa? Passa le giornate sui social senza capire neanche quello che condivide. Cioè, è fuori di te. Faina lo difendeva. No, vabbè, ma ragazzi, allora innanzitutto... Leao fra un po' va a 10 milioni sul mercato. Però no, io la domanda che mi pongo, Cohen, no? Ma al netto che poi ognuno dice il suo pensiero calcistico, io ho sentito quello che ha detto Paolo Di Canio, io per dirti non sono d'accordo con quello che ha detto, ma ciò non vuol dire che io se so calciatore... Io poi lo dimostro in campo il mio lavoro, no? Anche perché io fossi stato in Leao o qualche amico suo, gli avrei detto: senti, ascolta, vuoi rispondere a Paolo Di Canio? Metti che hai segnato appena sei entrato dopo 40 secondi. Secondo me quella era una risposta che ci voleva stare. Per quanto mi riguarda, un campione che si definisce tale non risponde alle critiche così. Non risponde sui social. Non risponde sul campo. Ma poi a condividere sul campo. E se mai ti togli il sassolino quando tieni un traguardo? Che cazzo ne so, a fine stagione vinci qualcosa e ti togli il sassolino. Ma non ti permette di rispondere con la situazione in cui sei. Ma che cazzo l'ha eliminato. Sì, perché c'era scritto Cardinale Porco, non per quello che aveva messo lui. Però l'ha eliminato, Cohen. Questo non lo possiamo sapere, però dai. No, fratello, eliminato per il motivo. Non possiamo sapere il motivo, però l'ha eliminato. Ma non è che sta a guardare la live? Ma che cambia, che ha eliminato? Quando serve Enerix non ci sta mai, porca mignotta. Il Milan si deve sbrigare a venderlo, sia lui che Hernandez, tutti e due. Che vergogna, che vergogna. Chiama il Galatasaray, vedi se gli serve Nala. Il Galatasaray lo fa apposta, esatto, ma Leao, ragazzi, sta guardando contro calcio, mi sa, perché l'abbiamo detto. No, ma questa cosa qua ancora più grave. Guarda, se ci mandi se mi metti seguimi su Instagram e mi mandi una centinaia, pure mille sub, figurati, sono anche la sub Leao. È venduto che lei.
fuori, fuori Chirico, mi sa. Ammazza che dignità, oh, che c'è, vai armato. Vabbè, ma non si può manco più scherzare dentro questo canale. Ah, perché se te lo mamma mia, che palle, oh. Perché se ti offre un crodino, non dici che è più forte. Mamma mia. Comunque Chirico, qui Cohen apprezzerà. Chirico, lei con la polo del Balilla sta benissimo. Fuori, 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 ma fuori, cazzo, fuori Giordano, merda. Fuori Giordano. E fuori pure no, Chirico, che non può andare a salvare il canale. Fuori, Chirico, fuori, fuori. Qua non siamo in televisione, Chirico. Fuori al calcio. Torniamo sul calcio. Concludi da Iale, poi fammi sentire Asso e poi Chirico. No, c'è da lavorare, però io a tutti quanti che dicono no, è stata una brutta partita, sì, non è stata una bella partita. Oh, farite, non so, te la butto non via, sono, te la butto via sta sigaretta. Non sono, secondo me, neanche belle partite quelle che finiscono 2-2. E vi spiego perché. Perché magari uno guarda 2-2, belli i gol e tutto quanto, ma quando escono i gol ci sono anche errori. Secondo me ieri sono state due squadre organizzate, equilibrate, e dove in tutte e due le squadre hanno fatto fatica a trovare spazi, ma non è stata una brutta partita. Le due squadre hanno provato a giocare, vabbè, ma erano due squadre organizzate, corte, e dove non si sono trovati spazi. Vabbè. Ci sono squadre, per dire, come Milan, Lazio Milan, che hanno fatto un 2-2, pareva una bella partita, ma ci sono stati errori sia individuali che de collettivo che hanno reso sì che sta partita, quella partita ci furono 4 gol. Sì, però l'organizzazione non è solo quella difensiva, eh. Se è organizzato, si è organizzato pure in attacco. Ma di tutte e due le squadre, non fa manco un'azione tutte e due le squadre. Secondo me è prevalsa la paura tra tutte e due, perché pure la Juventus non ha fatto niente. Vabbè, frate, ma la terza giornata? Che paura, perdonami, che paura la Juventus c'è da avere, che c'ha un punteggio pieno in casa, che paura. Io ho visto una squadra che non la Roma era corta, la Roma era organizzata, stava bene in campo, l'organizzazione non può essere... Scusate, Leao ha rimesso solo la foto, con i tre puntini. Senza la roba di Cardinale. No, ma va multato, ragazzi, va multato. Ma veramente si può passare no, sopra, ragazzi, sta roba? Imbarazzante. Ma questo ha condiviso, ma ha condiviso su Twitter, ho scritto Cardinale porco. Ma veramente fate? Ma questo va multato, non solo così, va multato. Ma non si può, ma c'era uno della Lazio che condivide la notizia maiale. Ma stiamo scherzando? Per me è proprio fuori rosa. Per me è proprio fuori rosa. Io ho capito qual è l'intento. Leao vuole mandare un messaggio contro ogni forma di razzismo, perché lui è una battaglia alla quale gli va dato. Ma che c'entra adesso, Marco? Ma che c'entra adesso, Marco? Scusa. Ma non dire cazzate. Dai. Quello può rispondere a chi l'ha criticato, denigrando chi l'ha criticato. Deve interferire. Dai, ma che è il messaggio con il razzismo, dai. Social media manager del Milan. Ma Giordano, ma lei fa il giornalista e dice una cazzata del genere. Sì, però se gli parli solo già si capisce. Leao non può. No, sta dando il razzista di Cagno, ma mi dissocio, permettetemi, che messaggio è? Leao non accetta le critiche di Cagno, gli ha detto che non si fanno queste cose in campo e vuole denigrare la figura e vuole denigrare la figura di Cagno. Stop, non diciamo cazzate. Leao è permaloso, se pensa adesso chissà che vuole denigrare di Cagno perché la critica. Ma mi spieghi dove l'accento razzista nella critica di Cagno? Di Cagno non fa una critica razzista. Torre, mettiamo quello che ha detto di Cagno. Aspetta che lo prendo. Mettiamo le parole di Cagno ieri sera al club. Fammele prendere, frate. Le parole sono le stesse che abbiamo detto io, Henrik, la verità. E poi ha tolto anche il fatto li odio tutti e ha messo 23 puntini. Grazie, Henrik. Cazzo ha fatto? No, li odio tutti, aveva scritto Cardinale. Però se voleva, ma se voleva adesso, ma sono cazzotti di così 8 milioni di capitano al Milan. Se succede al dopo lavoro ai miei amici che stiamo cazzeggiando lì a giocare e uno si mette lì con la pancia e dico oh, via qua stiamo parlando tra di noi e si paga 10 euro per pagare il campo e non voglio fare populismo, ma stiamo parlando di cose serie. Ma questa è una vergogna. Questi sono giocatori. Oh, il capitano hai ragione. Il capitano si mette là a parlottare delegittimazione, ma dire guarda questo. Ma che stai facendo? Il mister adesso tranquillo perché lo vedi così. Ma non lui, i compagni dentro lo spogliatoio, può essere chiunque, ma attaccati al muro, ma veramente non a livello notte, ma veramente con i calzotti, ma che state facendo? Cioè i compagni di squadra che si sentono magari declassati da loro dal loro atteggiamento.
distrazione totale. Cioè, ma Marco, a me non mi sembra che allora, ci sia nulla di... Ma parla pure di Teo Hernandez, che non mi pare sia di quello. Non mi pare. Vi posso chiedere una cosa? Visto che l'argomento è molto serio, possiamo non interromperci per un attimo solo, poi torniamo a fare tutto il cinema che vogliamo, però un attimo solo. Sì, ma rimaniamo sul calcio, Marco, per favore. No, no, assolutamente. Sì, sì. Quello che ha detto Paolo Di Canio, io non l'avevo sentito, lo sento per la prima volta, è legittimissimo. Leao e Teo hanno avuto un atteggiamento inqualificabile, punto, senza se e senza ma, ponendo i compagni di squadra come se fossero degli accessori rispetto alla loro qualità superiore, ed è una cosa inaccettabile. Quindi le parole di Di Canio sono legittimissime, e l'operazione che fa Leao di denigrare Di Canio per le sue posizioni politiche è in questo momento estremamente scorretta, perché tu, ha ragione Luca, devi rispondere sul campo, poi fai un'intervista in un momento qualsiasi della stagione dove dici: a me coloro i quali hanno espresso gesti legati a determinati simboli fascisti, razzisti, quello che ti pare, mi fanno schifo, hai totale legittimità di dirlo, ma fare questa operazione qui significa guardare il dito e non la luna, guardare quello che lui ha fatto di male, no, guarda quello che ha fatto Di Canio in un passato remoto, non va bene, lo dico da persona, li sanno tutti quali sono le mie posizioni politiche, le sanno tutti. Quindi per me quello che fa Leao oggi è gravissimo e vuol sgravare se stesso di ogni responsabilità. Scusa, se Marco. Intervenga ora e subito. Scusa, Marco. Quello sta in vacanza, che interviene? Scusa. Salmare sta. Scusa, Salmare Marco. Sta. Vai, Faina. Di Marzio è fatta per Osimhen al Galatasaray. In questo momento mancano solo le visite mediche e la firma, praticamente tutto. Ma il prestito, ma che possiamo dirlo, Faina, Galatasaray è l'attacco più forte d'Europa in questo momento. Che cazzo sono i Gardi? C'hanno pure Mertens, mi sembra, no? Sì, sì. Forse sì. I Cardi, Mertens, il squadrone. Che disastro Napoli, oh. Dice che stanno sì. Tratta Leao, eh. Per favore, no, Ciccione. Vero, Ciccione. Comunque, fake news sono sanzionate, Comunque, Coin, voglio sentire te al volo, poi andiamo su Juventus Roma. Su Leao, sì? Sì, certo. No, te l'ho detto, io già l'avrei multato sia lui che Teo Hernandez per la scenata che ha fatto contro la Lazio. Ora, questo tweet, lui prova a sminuire il parere di Paolo Di Canio buttandola sul razzismo, quando di razzismo non c'è nulla, perché nella fattispecie Di Canio criticava anche Teo Hernandez, che non mi pare essere di colore, mi sembra assolutamente... non c'entra un cazzo con le posizioni razziste, eccetera. Quindi provare a buttarla sul populismo, provare a difendersi con questa roba qua, è una cosa vergognosa. È una cosa vergognosa, oltre che diffamante per Di Canio, che ha solo espresso un suo parere. Per quanto mi riguarda, un campione risponde sul campo, poi se ti vuoi togliere qualche sassolino, te lo togli a fine stagione, te lo togli quando vinci una cosa. Ma poi non lo fai in questo modo. Perché finora non hai fatto un cazzo. Finora nella tua carriera non hai ancora fatto nulla per permetterti certi atteggiamenti. Bravo Cohen. Capisco perché Tony Zapari mi scrive che sta parlando di Anghissà. Sì, perché nel pezzo quello lì di Napoli. Chat, tweet Leo l'abbiamo già visto. Cioè, ma stai guardando la live o no? Anghissà è un ciondolone e lui prende questo pezzo prima, che è stato ripubblicato dall'account Cardinale Porco, e ci mette i tre puntini con la foto. Quindi la giostra è quella, è come se lui, perciò io prima dicevo, è una forma di tutela, perché Leao vuol tutelare dall'appello ciondolone, cioè Di Canio dice che Anghissà è un ciondolone, e Leao gli dà del razzista perché ha chiamato Anghissà ciondolone. Ma no, non è così, Marco. No, perché lui sai cosa scrive? Perché lui scrive: li odia tutti, proprio tutti. Intende che Di Canio critica tutti, capito? Sì, tutti quelli di colore. Vabbè, perché in questo caso era Anghissà, però capito che... Dai, su, ragazzi. Dai. Vabbè, torniamo su Juventus Roma, se sta un aggiornamento. Grazie, Muay. Voglio sentire Asso sulla Roma, prego. Grazie, Muay Thai. No, per quanto riguarda la partita di ieri, io di partenza non mi aspettavo niente, visto il momento delicato che abbiamo affrontato da metà agosto fino a ieri, insomma, non c'avevo grosse aspettative. Invece mi ritrovo una Roma organizzata, una Roma che fa, secondo me, nonostante i tiri in porti siano blandi da una parte all'altra, comunque fa una buona partita e porta via un punto importante.
ma un punto importante dove non te devi sentire appagato, dove non è, non lo devi considerare un punto di partenza, cioè un punto d'arrivo, ma lo devi considerare un punto di partenza. Chiudi quello che è stato il periodo negativo da metà agosto a ieri, e queste due settimane cerchi di lavorare forte, perché la Roma, non ci scordiamo quanto la Juventus sono cantieri aperti dove c'è bisogno di tanto lavoro. Quindi mi auguro che la Roma prenda spunto dal punto di ieri, riparta dalla prestazione offerta ieri, comunque sia giocando da squadra, e porti a casa il risultato in quello che è la partita alla ripresa con Genoa, a Marassi con Genoa. Non me ne frega un cazzo che hanno perso col Verona in casa, Ostia non Ostia. A mio avviso, alla ripresa hai un risultato solo, unico a disposizione, a vittoria Genoa con Marassi. Quindi ripeto, lavoriamo, portiamosi via a sto punto, e noi fa isterismi, fa panico generalizzato, tutto quanto. Comunque ripeto, io non mi aspettavo niente, una risposta c'è stata, una buona Roma c'è stata. Adesso tocca a De Rossi. Lavoro, lavoro, lavoro e risultati sul campo. Chirico? Io ho trovato una partita brutta, noiosa, deludente, soprattutto da parte della Juve. Dico che quello che è l'analisi che ha fatto Asso della Roma è giusto. Cioè, nel senso che la Roma ha fatto... Vabbè, vittoria Marassi con Genoa, mi sono sbagliato. No, no, al di là del Genoa, la partita che ha fatto ieri, la Roma ha fatto la partita che doveva fare, è venuta per non perdere e non ha perso, ha cercato di bloccare la Juve perché... No, però non mi piace questo discorso, perché sembra che la Roma è venuta a far catenaccio, la Roma ha giocato a calcio, non ha fatto il catenaccio, ma c'è, te prego, cioè io ho visto le partite di Mourinho con 11 giocatori davanti l'area del rigore, la Roma ha giocato a calcio, è uscito 0-0, ma la Roma ha giocato a calcio. Sì, ma anche la Juve ha giocato a calcio. Il problema è che non sono due partite. Non so, non, infatti, quello che vi dico io sembra che sono state due squadre che hanno giocato a calcio, hanno fatto il catenaccio. Sono due squadre che hanno giocato e non hanno trovato spazio. La Roma andava bene, sì, ma la Roma giocava fuori casa contro la Juventus che aveva 6 punti. La Roma finora ha fatto un punto. Sì, ma no, la Roma non è che si è difesa e basta, la Roma ha provato a giocare, poi che non ha trovato spazi, ma la Roma ha provato a giocare. Tu sarai, ma giustamente tu sei contento per il pari. No, non sono contento, non sono contento. Contento ed è giusto, come contento. No, 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 non mettete in bocca parole che non ho detto, Io è un buon punto di partenza, ma io non sono contento, perché per me siamo da vincere l'Italia del primo tempo. Io sono contento della prestazione, Chirico, sono contento, io non firmo con nessuno per pareggio, figuriamo se che ha Juventus. Sì, però nessuno. Ieri è uscito fuori un pareggio dove al primo tempo che cosa recita, Chirico? Se hai visto il televisore, se hai visto la partita col televisore dalla parte giusta, non lo so, che cosa recita il primo tempo, Chirico? Che la buona uscita, il possesso palla, il giro ciao D'Andre, comunque, e la pressione alta ti ha indotto l'errore all'errore più di una volta al primo tempo. La pressione alta e il palleggio della Roma ti ha indotto l'errore. Quindi dire che abbiamo fatto la partita a Mourinho, ho trovato una Roma organizzata che non ha concesso niente. Ma io guardo oltre al televisore dalla parte giusta, Asso, quando mi metto la partita mi metto anche lo score a fianco per vedere come va la partita, no? Perché devi anche come lo score? Ora con il score. Ma che cazzo guardi anche il televideo? Lo score. Tu le chiami le statistiche perché sei un cappellino cretino. Ma il cappellino cretino. Non so come si permette. Tu hai studiato solo l'italiano e il romanesco. E quindi capisci solo quelli. Comunque, posso scusare? Quando vedo un tiro a testa, per me è una partita di merda. Scusate. Ma perché tu ti basi solo sul... Ma perché sei un incompetente, ti basi solo sui tiri in porta. Scusate, posso? Scusate, mettemi un attimo grande. Così va bene? Allora, no, un po' più piccolo. Non so se così va bene. Non dire quello che stai per dire. State zitto e vattene fuori dal cazzo. Bello. Levalo, toglilo. Giordano. Non c'è un napoletano che dona per Giordano, fuori. Che schifo, è vero, via. Allora, chiedo scusa. Ho sentito da Iale, ho sentito Asso, ho sentito Chirico. Io credo che ieri sera il mondo del calcio, soprattutto quello italiano, ma non solo, anche all'estero, si aspettava una gran partita. Visto le decantazioni sia da una parte che dall'altra di tutti e due gli allenatori e di tutti e due il mercato. È chiaro che i nuovi giocatori ancora devono arrivare, o comunque sono arrivati da poco, e comunque va dato tempo agli allenatori di lavorarci sopra, anche se De Rossi stesso lo dice ieri sera in conferenza, dice potrò lavorare con pochi perché vanno tutti in nazionale. A prescindere da questo, ieri sera ci aspettavamo tutti una grandissima partita, ci aspettavamo tutti il famoso pa 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 ta 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 ta, ta. No. Sia da una parte che dall'altra. Io de pa pa pa
ho sentito solo i coglioni miei, perché se, onestamente è stata una partita abbastanza noiosa, allora, da guardare, fermate Giordano, da guardare da non tifoso. È chiaro che voi siete tifosi, uno della Juve, due della Roma, è chiaro che ci avete quel pallo. Guarda che rialzo, mica vero che ci avete fatto una grande partita. No, 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 ma io sto parlando in generale. La cosa che mi dispiace a me è che lo scorso anno, tranne Chirico perché non veniva, perché se ci fossero stati Allegri Fermi, queste sapete come si chiamano a casa mia, signori miei? Come? Narrative si chiamano. Si chiamano narrative. Come le volete far passare voi? Capito? Perché ieri sera nessuna delle due squadre ha provato a vincere. Ma come? Sembrava una partita d'allenamento, guarda che roba. Ma come? E voi ci venite qua a propinare a calcio. Ma io non ce l'ho né... Aspetta, attenzione, finisco. Io non ce l'ho né con De Rossi né con Thiago Motta. Non ce l'ho con loro, anzi, secondo me sono due buonissimi allenatori, e ve lo dice uno che è tifoso della Lazio e ti sta dicendo che De Rossi, secondo me, è veramente bravo. Ma la cosa che io non sopporto è la mancanza di equità. Perché se in panchina ci fossero stati quei due signori là, oggi Dagliale ci avrebbe fatto 30 ma non sono partite differenti. La Roma di Mourinho difendeva da tanti l'area di rigore e poi faceva palloni lunghi, tre passaggi, calcio lungo. La Roma ieri ha provato a giocare a calcio, ma ricentro altro, ha pensato. La Juventus ripartiva. La Juventus non aveva grande qualità al primo tempo perché in panchina c'erano Douglas Luiz, Cupamane. La Roma c'aveva le sue deflezioni, due squadre in costruzione hanno provato a giocare la loro partita. Due squadre, secondo me, organizzate. Due squadre organizzate. È uscita una partita dove ci sono state poche occasioni, ma solo in difesa sono organizzate. In attacco non sono organizzate per niente. In attacco non sono organizzate nessuna delle due. In attacco non sono organizzate. Se tu sei organizzato in attacco, un cazzo di tiro lo farai. Oh, ragazzi, sei organizzato in difesa, va bene. A me sembrano due squadre che si puntano solo sui singoli e non sull'organizzazione di gioco. Poi che difensivamente siano organizzate, va bene. Però dal punto di vista offensivo non sono organizzate nessuna delle due. Ci seguono tanti giovani, partiamo da qui. Se Damiano parla di decantazione, sta ammazzare il calcio. Damiano sta calcio, l'avete ucciso voi. L'avete ucciso il calcio, l'avete rovinato voi con Guardiola, con i filosofi del cazzo. L'avete rovinato voi il calcio, bastardi. La decantazione, la chiarifica, a far morire il calcio, Damiano. Ottenuta mediante la separazione delle particelle insolubili in sostanza. Come parla questo? Che come parla? Ma che dice il suo coglione? Parla come mangi. La legge, il vocabolario mentre parla con noi. Chiedo scusa chat che mi mettete le emoticon del pagliaccio. Allora fate una cosa. Voi mi parlate di calcio e fanno tiro in porta a 90 minuti. Rincoglionito. Devi fare un'analisi un tiro in porta a calcio. Rincoglionito di Giordano, facciamo una narrazione che sta per venire il puntatorino Gaio, che sta per fare storia dopo, stavi ancora a fare storia. Ma che c'entra? Ma non te parlo del punto. Il punto è Bonosia a Torino per te. Grazie al cazzo, io sto parlando del gioco. Sto parlando della partita, una noia mortale ieri sera. E voi ci venite qui a rompere i coglioni. E Giordano ieri fa il posto. Ma metti il posto di Giordano, Torre. Che ha fatto sto coglione. Hanno giocato sotto ritmo tutte e due. Non hanno mai verticalizzato. Solo possesso sterile. Dai, su. È un processo. Tu dovresti andare a processo. Sia la Juve che la Roma. Grazie, Aga. Sia la Juve che la Roma stanno scoprendo le loro carte pian piano. È inaccettabile quella stessa partita dopo due o tre anni di lavoro con un gruppo.
Se quella partita la fanno Allegri e Mourinho ieri con i centri a 70 ma si può almeno dire sì, però ieri De Rossi è nella metà campo della Juventus, però scusate, è quello che cambia, è quello che cambia, hanno provato, stanno scoprendo le loro squadre e fa parte di un processo. Se tu parli di De Camp, che cazzo ti devo spiegare più? Un po' di calcio senza blindare. La prossima volta che vengo canto un calcio pienamente sostenibile dentro, mi devi pagare perché mi sono rotto i coglioni di spiegarti il pallone. Ma rendetevi conto che Giordano ieri fa sto post dopo un tiro in, un tiro a testa fanno una partita. No ma Chirico, per favore intervenga lei, perché sennò sembra che Chirico. Sto parlando, ma io non riesco a intervenire perché tanto la parola la prendono sempre loro e quindi non riesco mai a intervenire a spiegare nemmeno il mio pensiero. Ma sì, è tre ore Giordano che parli, ci stai facendo le lezioncine, ci leggi anche il dizionario, ci leggi in diretta il dizionario. Allora, io, siccome di partire ne ho viste tante quanto te, forse ne ho viste più di te, allora, io non sto dicendo che la Juventus non sia un processo, è vero. Tutte queste attenuanti io gliele do a Thiago Motta, perché appena arrivato, beh, soprattutto tanti giocatori sono arrivati ieri, l'altro ieri, post ieri, non hanno fatto neanche tutti la preparazione con Thiago Motta e quindi è chiaro che sono in ritardo, devono amalgamarsi, va benissimo tutto. Però quello che condivido di Faina è quando dice la partita noiosissima, è vero, è stata anche meno noiosa Juve-Roma dell'anno scorso con Mourinho e Allegri, perché sono stati almeno due gol, e anzi ce n'è stato anche uno annullato che ne potremo parlare alla Juventus, però lasciamo perdere perché tanto è la Juve che ruba la Roma mai. Però il gioco, non ti ricordi il fuori gioco, lasciamo perdere, non voglio neanche entrare su quell'ordine, guardate quando è la Juve rompete i coglioni, quando siete voi invece se non bisogna mettere sotto il materasso. Comunque la partita a me non è piaciuta, devo dire anche a Giordano, è vero, ripeto, che Thiago Motta ha tutte queste attenuanti. Io non perdo l'ottimismo nei confronti di Thiago Motta, non penso che il progetto sia fallito dopo due giornate, assolutamente no. E però nessuno ha detto questo. Dopo le due partite, esatto, dopo le due partite che ho visto iniziali, potevo aspettarmi un briciolo di qualcosa in più ieri. La Roma ha fatto una partita intelligente, ha portato via il pari. Non ho visto la partita che ha visto Dayalle, ho visto una partita di uno che ha capito come doveva bloccare la Juve e l'ha bloccata. Poi ha avuto anche due occasioni e per poco con Angelino, perché non segna. Però ha ragione chi ha detto, ma se tu in attacco mi produci un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra, qualche problema ce l'hai. Qualche problema. Vogliamo parlare di Vlahovic? Guarda che può essere, invece, guarda che può essere anche la partita perfetta 0-0. Voi non sapete di calcio. I gol nascono quasi sempre dai errori. Ma che sono provocati, però anche una partita perfetta 0-0, le squadre si annullano perché sono due squadre organizzate. La Roma fa un gol e tre partite organizzano l'attacco. Ha tenuto l'equilibrio la Roma ieri, non è stata veloce nel possesso palla, ancora nel ritmo e nell'intensità, e quello è vero, però è stata equilibrata rispetto contro l'Empoli e contro il Cagliari. Ma sono state due squadre, la Roma che ha difeso alta, grazie, come ha detto Marco, non ha difeso bassa, ha difeso alta con il possesso palla, apprezzando la Juventus uguale, non hanno trovato imbucate, non hanno trovato spazi, non verticalizzazioni, non hanno mai sono verticalizzato, ti fanno produrre, le azioni da gol, ma le squadre hanno provato comunque a giocare, sono andate solo per orizzontale. Hanno fatto sempre da destra a sinistra, e così è stata la partita. La Roma ha detto pure De Rossi, andavamo da destra a sinistra, lo facevamo lentamente, ma in mezzo non c'era nessuno. È stata una partita orrenda. Perché ci voleva fare tre gol, ma ci ha fatto un pippone. Devi venire a Roma, ritorno. Aspetta, clip Dayalle, prego. Che devi fare? Aspetti, silenzio, prego, Dayalle. E devi venire a Roma, la ritorno, Chirico. Troverai l'inferno a Roma. Ecco fatto. E non vi faremo manco il suo scudetto stanno. Ma andate a ritorno, Chirico, ha un po' paura. Io mi aspetto
qualcosa in più, e quindi il mio pronostico era stato 2-0, perché dicevo, se la Juventus minimo perché ci hai sottovalutato, ho visto le due squadre, che sembrava, io mi aspettavo una partita diversa, mi sono trovato una partita francamente che mi ha riportato indietro di un anno, perché mi sono visto la Juve di Allegri fatta da Motta, solida in difesa, davanti senza idee, senza idee. Gli altri che si sono messi lì a bloccarti, a dire portiamoci via il punto, perché qua se no succede la crisi, perché si apriva la crisi in casa di De Rossi, tanto glorificando dopo tutto quello che era successo in settimana. Guardate che veramente è come aver vinto per De Rossi ieri. Gli è andata benissimo. Ma sembra che siamo venuti a far calcio, lui è vero. Due punti in classifica c'hai, dai Alle, due punti in classifica, uno col Cagliari, zero punti in casa con l'Empoli, fai già lo splendido, lo dice, zero, pietoso contro la Juventus che ha giocato peggio di te. Oh, vai in moda del vantaggio. Oh, vai in moda del vantaggio stamattina. Questo famoso 2-0 ce lo fai a Olimpio. Secondo me ci fa in pippone pure Olimpio, ci fa in pippone. Per favore, per favore. Pipponi, per favore. Ma solo io che tutto quell'equilibrio che vede Daiale, che c'è stato, è vero. Però il problema, secondo me, è che l'equilibrio non c'è stato nelle altre partite. Ovvero, quando la Roma ha provato ad attaccare con l'Empoli, è andata fuori giri e si è presa 2-3 imbucate, perché poi, ve lo ricordate che l'Empoli il primo tempo può fare 3 gol, eh? Caso non ha aumentato il ritmo, perché nel momento in cui a un certo punto hanno provato a fare una partita un po' di ping pong, che è l'inizio del secondo tempo, la Roma non ha retto, diciamo, botta, e giustamente si è messa là e ha detto teniamo, e poi l'ultimo quarto d'ora è uscito. Non è che teniamo, è la forza dell'avversario, non esatto, perché tutti i top della Juve hanno schiacciato la Roma. A Roma si è tutta difendere. Ma quando una partita di calcio sono due squadre, Roma non attacca, ha fatto bene. Come? Ma ha schiacciato, ha fatto bene. Ciccione ha appannato, pensa che abbiamo giocato cato Vercelli. No, io sto dicendo che ha fatto bene. Poi, però, secondo me la partita è determinata dal fatto che tutti e due allenatori, io dico pure Thiago Motta, principalmente Thiago Motta, non hanno mai alzato il ritmo. Non hanno mai alzato solo la linea del pressing. Poi quando recuperava palla andava sempre per orizzontale, perché non te la dava la Roma la profondità e non te la dava la Juve, te lo dico io. Ma ti dico una cosa, ci sono stati 20 minuti di intensità e di ritmo della Juventus al secondo tempo che ho detto a Calamaro ma prende col sicuro, e l'ultimo, dai, non so quarto d'ora ma 10 minuti sono sicuri della Roma. L'ultimi 10 minuti ha schiacciato la Juve intensità. Bravo. Ma pure in quei, sì, pure però, in quei scusa, dai, Ale, perdonami Ale, tu sei entrato, ha fatto un'analisi, non hai detto mezza parola sui giocatori. Io penso che sarebbe il caso che cominci a dare qualche insufficienza. Ma Dobbik, vogliamo parlare di Dobbik? Questo io sto dicendo, perché se no non va bene così. Alla Dobbik, innanzitutto, anche l'altro anno è partito male, è un giocatore pesante, è un giocatore grosso fisicamente, ci vorrà del tempo e 4-5 mesi. Secondo me il problema di Dobbik è il caldo, lui essendo ucraino. No, infatti stava a Girona, lui soffre il caldo. Ma stava a giocare a Spagna, mica in Norvegia. Sì, però lui in Spagna pure c'è l'inverno, no? Perché qua è più umido. No, più non umido. C'è sta in Spagna l'inverno. Pronti e via, ha fatto troppo caldo. Lui è un po' come gli altri. Ma come gli altri? Non gli ha fatto vedere Biglia al tuo amico. Lui, grazie, Rossolino. Vedrete quest'inverno un altro giocatore. Farà un gol a due gol a partita appena si abbasseranno le temperature. Invernalo fino a gennaio. Però un attimo, ragazzi, a 10 gradi fa una cazzata. Ragazzi, un attimo, io sono stufo di però sentire ma fra 6 mesi, ma fra 3 mesi, ma vedrete. Noi facciamo trasmissioni, video, tutto quello che volete. Oggi, noi dobbiamo giudicare quello che vediamo adesso. Oggi abbiamo visto una partita orrenda. Abbiamo visto un Dobbik che è stato un lato da gatti. Abbiamo visto un Vlahovic improponibile. Abbiamo visto un Yıldız che è numero 10 che non ha fatto niente. Abbiamo visto una Juve deludente. Ma tu sei un giornalista, io sono un influencer. Giornalista non si espongono mai.
io guardo al futuro. No, guardi... no, perché voi veramente sei che sta a fare giornalista, Moale. No, perché voi influencer ripiccate di essere. Ma adesso comunque vado a prendere pure io il tesserino da giornalista. Ma come il tesserino? Ma sono rotto i coglioni. Fate finicchigli, aspetta, fate finicchigli. Detto, no, perché a volte voi influencer vi piccate di essere sempre migliori di giornalisti. I giornalisti fanno schifo, capisci? L'alerta dei fatti, questo lo sta dicendo lei. Voi sapete. Mentre invece non noi sappiamo e analizziamo noi quello che vediamo oggi con obiettività. Io sono il primo. Allora pensa che ti è sfuggito un pezzo a te, Chirico. La Juve, facci complimenti a De Rossi perché l'ha incartata la Juventus ieri e gli ha portato via lo 0-0. L'ha incartata bene. Quindi gli faccio i complimenti, così come resto deluso da un po' da Motta, anche se devo dire che l'unica cosa di Motta che mi è piaciuta ieri è stata che anche quando la Juve non riusciva comunque a sfondare il muro, lui comunque in campo ti ha messo a un certo punto Cobb Miners, Ildiz, Vlahovic, Conceição, Douglas Luiz, tutti lì davanti, e beh, e infatti se ne è accorto anche da Ale che a un certo punto il ritmo stava cambiando un pochettino, però poi alla fine... No, non ho capito perché ha tolto Vlahovic. Reazioni che fai, cosa hai creato? Un tiro, sbilenco di tu sei già un allegriano. Tutti fuori. Se vuoi togli Camelio dal pre-live. Ieri era quest'ora, era un... Lo sai che a parte sei un maleducato che parli solo. Bravo, diglielo. Ma questo di quello che hai detto tu, non è che sono dopo... un'altra cosa. No, cioè, stavo prendendo per il culo perché basta il tweet. Ma a parte questo, io lo so che hai fatto quella figuraccia disumana allo Stadio Olimpico che eri là, non sapevi la formazione, vuoi riprendere, non ci puoi riuscire. Sulle formazioni lascia perdere, dai, io mi vergognerei se fossi il te. Detto questo... Scusa, puoi fare i complimenti al Corriere dello Sport? Detto questo, no, perché abbiamo messo Paredes. Bravo. No, hanno preso la notizia di Osimhen prima di tutti, perché stiamo aspettando che ci arrivi tu. Buonanotte. Ma no, un caso che non ho seguito. Qui Osimhen aveva dato le armi al Chelsea, al Barcellona, in Arabia. Allora, così. Hanno preso il Galatasaray adesso, prima di tutto. Ma Andrea, ma scusa, Francesco, sono entrato io, parla lui o no? No, no, però è entrato il palo. Veloce, Camelio, su. Se te parla sopra, butto fuori, Tanto non dona più Toppelio, Camelio Caciottaro. Butto fuori, fuori? Sesso pelato. Sì. O stai zitto, ti butto fuori. Vai Camelio, la prossima volta no, butto comunque fuori. No, siccome sembrava la Roma una vittima e quindi invece De Rossi questa volta era ora, ha fatto delle scelte. Vi ho spiegato 100 volte che tutte e due Dybala e Soler non potevano giocare come solito. Ah, quindi quindi De Rossi ringrazia a te. Quindi ha detto te a De Rossi. Cioè tu sei tipo tattico di De Rossi. Questo non si può dire. Va bene a copiarmi, sono informazioni. Ma come a copiarmi? Per favore. Ma è vittima di se stesso, Camelio. No, ho fatto le cose che abbiamo annunciato qui, che Dybala e Soler non possono giocare insieme, siccome voi di calcio non capite nulla, ma si vede. Ma non mi pare che hanno portato i 3 punti, però, Sembrava una vittima. Scusami, Enrico. Buonasera, prima di tutto. E tu lo ciao, sai, ma ti rispetto per te. Però, già capisci quella mia. Ma non lecchi il culo, Giordano. Dai, no, però come buonasera, Enrico. Dai. Beh, adesso metti lo zerbino. Buonasera, Enrico. Con la settimana zerbino. Tutti zitti, butto fuori tutti. Con la settimana delle coppe, io vedrò una media, anche rinunciando ad un'ampia vita sociale, di 12-13 partite a settimana. Leggo 3 riviste e in tutto questo cerco anche di... Grazie, Acuta. Facendo dei webinar legati ai... Grazie, Acuta. Mi devo sentir dire da Enrico Camelio che di calcio ne capiamo poco. Ragazzi, io sono straziato. Io mi voglio dare fuoco. No, ci dissociamo, chiaramente. Ci dissociamo, schifo. Fuori, chiudi. O fai e non lo dici, se lo dici e non lo fai, ci fai via per cazzare tutta la categoria. Giordano, per favore, lo faccio. Ma che categoria, che lei ha preso il tesserino per andare per lo stadio gratis? deve correggiarsi di essere giornalista. No, assolutamente, però Giordano... Vaffanculo l'albo. Comunque, a chiudere,
a chiudere, quindi abbiamo spiegato, ma non so, non ce la fate proprio a capirlo, che Dybala e Suarez non possono giocare insieme. Oggi hanno detto, ma il Milan e il Napoli gioca con Politano e chi vuole la scheda, la Lazio con te che... Zaccagni, ma non funziona. Oh, è proprio di far no, finire. No, aspetta. Fuori. No, vai. Dico, è il problema che Dybala, tutti i giocatori che ho nominato rientrano, danno una mano, corrono. Dybala non corre, è un calcio, lui può giocare negli anni 80. Io vorrei, ma la Lazio non c'ha uno come Dybala, purtroppo. Quindi hai fatto proprio esempio sbagliato. Non capisci di calcio. Cosa? C'è qualcuno, c'è una voce su. Grazie, la Lazio c'ha un giocatore come Dybala, non mi sembra. La Lazio magari ci avesse un giocatore come Dybala. Ho preso proprio esempio sbagliato. Ma chi l'ha detto? Tu hai detto la Lazio fa giocare. No, non l'ha detto. Vabbè, dai, poraccio, dai. Cioè, tu hai detto chi è Dybala la Lazio? Ma cancellate la clip della formazione. Chi è Dybala la Lazio? Spiegami chi è Dybala la Lazio. No, non lo può sopportare quasi nessuno. Tant'è vero, ma chi è Dybala? Caro fenomeno, che a 12 milioni con la Roma e quando era svincolato non ha preso nessuno. Ma siccome, meno male, se io ti ho detto chi è Dybala la Lazio, mi sai rispondere? O rispondi alla domanda che ti non hai capito quello che ho detto? Non ho detto questo, quindi questi giochetti ma poi non è un quiz, diglielo. Andiamo avanti, non siete intoppati su sta roba. Vai, Camelio, vai. No, dico che comunque non lo può sopportare nessuno, se no l'avrebbero visto che è un fenomeno, come dite voi. Non l'ha comprato nessuno, è un fenomeno a chiacchiere. Tutto qua. Per me non lo è, non è mai stato. Per prego, chi dico? Per me non lo è mai stato, lo ve l'ho detto anche in altre precedenti. Io su questo sono assolutamente d'accordo con Enrico. Per me, eppure l'ho avuto per 10 anni alla Juve, ma per me non è mai stato. Beh, è un ottimo giocatore, fenomeno è un'altra cosa. Quando sta bene, è un ottimo giocatore, ma non è un top, ha un carattere particolare, cioè non ha personalità, non è uno decisivo. Tant'è vero, non ti fa vincere nemmeno con l'Empoli. Ma chi è che c'ha sotto le voci, ragazzi? Un attimo, chi è che c'ha la TV accesa? È Camelio, è quel deficiente. È mutato. Chi è? Sì, è lui. No, non è lui. Ma c'è qualcuno, non è una TV, c'è qualcuno che sta parlando. Detto questo... Chi è che ha una donna in casa? È da tagliare, mi sa. No, io sono qua, non so io. Detto questo... Ma detto con chi questo, cazzo parla questo? Tagliare che parla con Ale. No, in diretta no, in diretta. Non si può. Me l'aveva finta, Fuori 5 minuti da Iale. Prego, Giordano, vada. Dybala è il giocatore tecnicamente. Dybala è il giocatore tecnicamente. Pensa sulle donne. No, per favore, andiamo avanti. Dybala tecnicamente il giocatore più forte della Serie A. Senza se e senza ma. Che sì, poi non fa un cazzo e voi continuate ancora a lodare. Ma come fate? Ha ragione Chirico. Tu capisci di calcio, non sto dicendo che non stai capendo di calcio, però hai un giudizio. Tu non capisci niente di calcio. È un luogo comune questo Dybala. Ma chi è Dybala? Ma vai in nazionale, è capitano della nazionale, è titolare. Quindi nazionale, solo quelli capitano so. Ma Chirico, ma lei è fuori di senno. Ma che cazzo dice? Ma mi scusi, ma allora sono grazie, i capitani faccina. Delle nazionali possono essere forti? Ma per dirmi, ma Dybala è un fenomeno, ragazzi. Qui vi siete rincoglioniti il cervello. Ma fenomeno di che? Io ho sentito dire in non so in quanto tempo che Teo Hernandez deve stare fuori rosa. Ho sentito che Dybala deve fare la panchina. Per valori tecnici, a dispetto di chi? A dispetto di chi? Di chi? Quindi se non c'è una gioca, ma forse gli è più forte. Ma dispetto di cosa? Decide quello che fanno, dove vuole giocare. Voi vi siete rincoglioniti. Guardiola vi ha rincoglionito il cervello. Vi hanno rincoglionito il cervello e vi hanno detto che si può giocare a calcio anche con i giovinastri. Cazzate! In Serie A allena Palladino, Allegri sta a casa, ma sentite, magari sono de parte. Sarri sta sul divano de casa e Palladino allena. E fuma. Vi hanno rincoglionito il cervello perché se sentono tutti Guardiola. Ieri Thiago Motta fa una cosa che non esiste. Mette Locatelli al cospetto di Douglas Luiz. Voi siete rincoglioniti.
Beh, accusa pesante. E voi state a far passare il messaggio che Dybala te fa la panchina perché? Perché non c'è. Perché no? Dybala è un fenomeno. Ma quindi deve giocare a prescindere da quello che fa in campo. Cioè, se in campo non fa schifo, se in campo fa schifo, deve giocare a prescindere. Secondo te, non c'è la meritocrazia, non c'è l'impegno. Siccome è Dybala, deve giocare per status. Per te. Guarda, te l'ha dimostrato Teo Hernandez e Leao. Ma lascia perdere quello che è successo oggi. Che ha dimostrato? Che ha messo in bandiera hanno reso. Che ha messo in bandiera perché si sono impegnati? Perché hanno provato a dimostrare qualcosa entrando. Perché ogni tanto serve pure punirli questi qua? Perché hanno rotto il cazzo, non è che devono giocare per status. Nessuno deve giocare per status, si gioca per impegno a calcio. Luca, mi spieghi una diverso cosa, da quello che ha fatto su Dybala. Questo è un discorso diverso, scusa Luca, su quello che ha detto adesso il Mulà. Certo. No, però Faino, io non sto dicendo Damiano che Dybala sarei un cretino se dicessi che Dybala deve stare in panchina, tu ce l'hai e Dybala lo fai giocare, grazie al caso. Forte. Sto dicendo che non è un fenomeno, che non è il, beh, il è la super... tua opinione, ma Marcello, io la rispetto, la condivido. Se ce l'hai fallo giocare, però ha anche ragione Camelio che insieme a Sulè magari si pestano i piedi, e allora io personalmente magari faccio giocare uno o l'altro, però se c'è in rosa Dybala fallo giocare, perché sicuramente è un giocatore forte, ma non è un fenomeno. Basta con sta leggenda che è un fenomeno, non l'ha mai dimostrato di essere un fenomeno, perché se no adesso quando la Juve l'ho lasciato libero, doveva esserci la coda, non doveva esserci la Roma che alla fine dice dai lo prendiamo noi se ti sconti lo scudo, se ti sconti il contratto, doveva esserci la fila, diciamo Marcello. Mamma mia, c'è il libero Dybala, invece lì non c'è nessuno, e anche adesso che la Roma lo voleva vendere c'era una squadra neopromossa dell'Arabia che lo stava per prendere, nemmeno la Lilal e tutte le migliori squadre arabe, persino una squadra neopromossa, ecco, questo te la dice posso, una. Se posso aggiungere, dice... certo Camelio, al volo no? Lasciamo perdere, facciamo finta che Damiano c'ha ragione, tutti gli allenatori un po' teorici, no? Però Dybala era disponibile, proprio i valori che non fanno calcio. A quella cifra, 12 milioni, se pensate ai Brescianini, 15 milioni, ci sarebbe stata la finale a prenderlo, e invece lo voleva l'Ascoli della rabbia. Questo è il problema. Quindi è una cazzata quella che dite. Proprio nei fatti. Tutto qua. Giusto. Dybala è un giocatore da Serie B. C'ha ragione Agaitashi. Lo sai benissimo che Dybala ci ha sempre avuto il problema infortuni, Camelio, però vabbè, ma questo penso... Ma fa parte di lui, ho capito. Cohen, io te voglio bene, ma lo sappiamo tutti. Il suo valore. Lo diceva pure sì. Mourinho, no? Diceva se Dybala era integro, di certo non giocava caro. Ma quello non lo rende fenomeno. Quel problema lì non lo rende fenomeno. Per me tecnicamente è un fenomeno, ragazzi. Poverino, c'ha problemi fisici. Che deve fare? Damiano, però visto che tu parli sempre narrazioni, questa è la solita narrazione. Dybala poverino sta male, si ritiri, se non ce la fa più a giocare 90 minuti perché lui ha molti problemi si deve ritirare, ci sono giocatori, Szczęsny si è ritirato eppure grazie, poteva ancora fare il portiere, si ritiri, perché non è normale che a 30 anni l'unico che ha avuto il Covid dice ma risente ancora del Covid, benissimo, allora un giocatore è finito, alzi bandiera, ma se è un giocatore ancora che può dare qualcosa, secondo me qualcosa lo può ancora dare, giochi. Basta, e zitto, basta con questa storia di infortuni e curati bene. E non fare lo scemo fuori campo, non andare con la fidanzata da tutte le parti. Ma che c'entra? Io non può andare da tutte le parti. Cazzo, se da parte la moglie, cos'è, fuori Chirico, fuori, è uscito fuori tema. Fuori cazzo. Chiri, scusa che a me perché sei uscito fuori tema? Chirico? Allora, vuoi chiedere scusa? Sentir parlare Marcello e sentir parlare Enrico in questo momento, lo dico con grande rispetto, è la negazione del calcio. No, cioè Paolo Dybala è il calcio. Agaitashi! Fuori giornata! Agaitashi! Agaitashi! -19 ce la possiamo fare, se no ci interviene Asso, ma ha stufato pure Asso. Ragazzi, non lo so. Asso. Grazie dell'intro. Ma abbiamo opinioni diverse su Dybala. No, ma ragazzi, non c'entra capire di perché colpe le dicono al bar, le queste cose, scusa. Bravo Chirico, bravo. Dici, queste le dicono al grazie, bar. Grazie Joel. Bravo Chirico. Le opinioni differenti. A Giordano là dovrebbe stare al bar. Giordano, vai al bar. Perché? Allora.
secondo voi Daniele De Rossi è felice di tenere Paolo Dybala in panchina quando la difficoltà prepotente della Roma è quella di riuscire a mettere 2, 3, 4, 5 palloni giocabili per la prima punta? Ah, è uno scemo come mette a panchina? Non è uno scemo! Enrico, allora, se devi parlare di pallone con me, devi cercare di azionare il cervello. Perché questa è grave, per favore. Ma di cazzo sei, Enrico Sacchi? Ma di cazzo sei? Non entriamo sul personale, però. Aspetta. Camè, se ma dice... Maledico non risponde un cazzo, ma solo a me mi rompe i coglioni. Con Giordano fa pippa, oh. Ah, ma guarda Leone, questo che sta di che sei uno scemo e non rispondi. Che fa solo con me per gallo? Vuole Pantaleone. A guarda Leone. A partire parite pure, questo è un surdo. Allora, che Giordano non merita risposta. Silenzio, prego. Per favore, tutti zitti. Mi viene da sorridere, c'è qualcuno. Non ho finito, vorrei finire. Giordano, non cagare cazzo, devi rispondere Camelli adesso. Grazie. Dai, io. Madonna, lui non fa i highlights, fa tutta la partita. No, bravo. Ho sentito qualcuno, non mi ricordo chi, Coccia, che ha detto che è venuto a Roma, come diceva Mourinho, come dire, una squadra d'Europa League. Vorrei ricordare che quello scorretto di allenatore, dopo 4 licenziamenti, anche lui è venuto a Roma, quindi non vale un cazzo manco. E Mourinho, anche oggi si è parlato di Mourinho. Avanti Enrico Camello. Ma questo l'ha insultato, non dici niente. Camè, questa cosa è grave, però aspetta. Non sento le... Vabbè, se in caga sotto, abbiamo capito, dai, se in caga sotto, dai, vai, ok, rapido, dai. Andiamo come avanti, che si mette paura. Come se in caga Giordano, dai, Giordano se Giordano. Mette... Prego, Giordano, concluda che poi devo parlare un attimo. No, aspetta, guarda come ha reso Camelli, guarda come ha reso Camelli con Giordano, sei un mostro, sei un mostro. Giordano, sei un mostro. E basta. Giordano, concluda Giordano, concluda. Prima di tutto chiedo scusa ad Enrico se ho un po' troppo i toni. È un mostro. Tarallucci e vino, dai, prego. Ma ride Camelli, ride. Ma vede ride. Se fa prendere per il culo e ride. Grazie Camelli, cazzo. Silenzio, prego Giordano che poi devo andare avanti, prego. Enrico è troppo intelligente per cadere nelle mosse. Ma mi apprendete che devi attivare il cervello per parlare con te. Ma ha insultato fino a minuto fa, ha detto che era una pippa. Ma un minuto fa ha detto che capiva il cazzo di calcio, ma intelligente. Villane. Villane insinuato. Giordano, ma lei non ha 30 anni oltre e come nemmeno villane? Memoria. Villane, lei che ha offeso, mica noi, villane. Lei ha offeso. Giordano, lei offende Camelio. Camelio non risponde, ma c'è il calculo. Ma non come no? Offeso. Io parlavo della generalità. Non ma hai detto di attivare il cervello prima di parlare con te. Allora, corre, la prego, stia al suo posto, detto questo, non si può pensare che Dybala sia un calciatore da scartare, sic et simpliciter. Dybala è un calciatore che in una Roma che sta trovando degli equilibri fa fatica. Ieri gioca 30 minuti, anzi quasi 40, perché c'è pure il recupero, tocca 15 palloni, è pochissimo. È chiaro che in questo momento Dybala nel tessuto della Roma, tattico della Roma, non c'è. È quello che sta dicendo. Ok, scusate, silenzio un attimo. Vediamo se Camelio mi riesce a far guadagnare qualcosa in tra sto canale. Avevi detto che a fine mercato avresti detto i due nomi che la Roma doveva prendere se avesse ceduto Dybala. Calma, lo diamo alle 200 sub, mancano 18 sub. Ora andiamo avanti, però non inventi Camelio, vogliamo la realtà dei fatti. Camelli no? C'è solo realtà. Pisilli non gioca come ieri, Comunque, andiamo un attimo al volo sul Milan. Ma manca Faina. Andiamo al volo. Da Magnellino, Camelio. Ma cosa ti mette solo con me a me? Ma non chat, per favore, non sono Modric e Verratti. No. Per favore, no, prendete, non, però, non basta. Io non accetto che ti trattino così, Io te lo dico. Allora, calma. Ma reagisca Camelio. No, calma. Così, Camelio. Io voglio sentire il futuro del Milan cazzano. Da parte di Luca Cohen. No, ma hai sentito Sky ieri sera? Che ha detto? Su cosa? Sky ha detto che dopo Inter e Liverpool verrà valutato il futuro di Fonseca. No, cazzate. Cazzate. Prego, cazzate anche se la linea temporale è quella che vi avevo detto, no? 6-7 giornate, quindi dopo l'Inter saremo quasi alla sesta. Ma il futuro del Milan è dopo la sosta il Milan deve sicuramente cambiare quello che si è visto fino adesso.
Se non lo cambierà, chiaramente anche Fonseca andrà sul banco degli imputati. Ma se Fonseca dovesse essere esonerato nel mese di settembre, è un fallimento tattico, tecnico della programmazione della stagione, e quindi tutta la dirigenza in massa che ha portato Fonseca si deve dimettere. Bravo. Tutti, non uno, tutta la dirigenza si deve dimettere se cacciano Fonseca. Per quello non lo cacceranno, perché sono legati Fonseca e la dirigenza, sono legati. Se va via Fonseca devono andare via anche loro. Siccome loro il posto non lo lasceranno, Fonseca rimarrà al Milan fino a fine stagione, a meno che farà un disastro e le perde tutte, ma non voglio credere che questo accada. Per me torna Pioli. Tra l'altro abbiamo scoperto una cosa oggi. Cosa hai scoperto? Faina, possiamo dirlo, Faina, possiamo dirlo. Cazzo hai scoperto? L'acqua calda? Sì, vada. Che Pioli è ufficialmente sotto, cioè è ancora sotto contratto. Però siamo sicuri di questo. Siamo sicuri di questo, è vero. Abbiamo incrociato questa cosa. La EU è tutto studiato. Andiamo con Pioli paragatute. Pioli paragatute. No, ma non tornerà mai Pioli. Il Milan non lo ha esonerato apposta e sì, non ma ha non tornerà mai Pioli. Ma se fai tornare Pioli è lo stesso discorso di prima. Hai fallito la tua scelta. Ragazzi, ma non può pagare sempre solo l'allenatore. Non può pagare solo l'allenatore. Il Milan lo ha esonerato contro voglia Pioli. Ma non l'ha esonerato. Siamo qua che con Luca Coin, connesso per il giornale orario. Là ci vuoi fare la notizia? Notizia. Con le Pioli, per Torre, se cacci da solo in mezzo a Giordano che ci ha superato merda, cosa. Che è successo? Che Giordano, che ha combinato lei? Che è a posto. Che fate, su quei siti, quelli a luci rosse. Sì, è fuori Coin. Fuori Coin. Oh. Per una volta che non ho fatto niente. È sicuro? Che è successo? Sono le mani. Tutto incomincia le mani, sempre con le mani. Perché ci sono dei calli? Tu incomincia senza con le mani. Dai. Sempre, Faina. Sempre. Questo ce deve dire qualcosa, ce lo dica Giordano. Cioè, ha fatto qualche cosa. C'è Camelio. Viva Camelio. È sicuro? È tutto a posto? Sì. Ha fatto qualche commento strano su qualche giocatore del Napoli? Aia. Ha insultato qualche giocatore del Napoli nella sua radio? Aia. Non può. Aia, sento odore di licenziamento, Giordano. Daniel Lova! Giordano fuori, era una gag per prendere l'esame, si è superato, fuori dal cazzo, fuori. Ora è inutile. Oh, non comunque sapete che Thiago Giallo è andato in prestito. Chi? Thiago Giallo? Thiago Giallo. Thiago Giallo. Ti posso dire una cosa? Che giornalista Thiago Giallo. Giallo. Grazie Luca. Grazie Luca. Come Thiago Giallo? Ti posso dire una cosa, Diego? Questo mi fa pensare che Francisco Conceição, no? Al Porto. Vabbè, però guarda che però una parte dello stipendio glielo paga anche la Juventus a Thiago Giallo. Okay. Tra l'altro costa Arthur molto non prende sì, quanto non piglia prende, Thiago Giallo. Mister Farms Faina. Eccellente. Mister Farms Faina. Oddio, sembra un brutto. Eccellente. Camelio, scusami. Hai fatto la ringa contro Cop Miners, no? Dicendo ma scusa, ma che ha fatto Giordano? Non hai comprato la Juventus è scorretta di qua e di là. Scusa, ma perché non hai detto niente sulla Roma che fa venire Thiago Giallo a Roma? Thiago Giallo lo fa fare. Non c'è niente. Ma quale prego sarebbe la connessione tra tutti questi due calciatori? Cop Miners l'hanno dichiarato che non stava bene. È una vergogna che in due giorni. E, cioè almeno la dignità di non farlo giocare adesso, lo fa giocare dopo la nazionale, e invece il calciatore della Juventus è stato chiamato qui dicendogli vieni qui, fai le visite, ma non ti prendiamo a meno che non venga Hermoso, e quindi tutto in limpidezza, non c'è niente di male. È vabbè, ci dica chi doveva prendere a Roma se fosse partito di Bala. Quanto me dai? Un carcio al culo, dai. Eh no.
veloce, su, grazie allora, Mastro. Enrico Dopelio, immenso. No, no, no. Grazie Enrico. Sei abbonato, che voglio. No, se è giusto, grazie, te diamo 1.000 euro. Se è giusto, diamo 1.000 euro. Se hai sbagliato... Mamma mia. Abbente, dammi una lira. Il giocatore voleva andare via dalla Germania, scusa, sono rotti i coglioni. Ma... Tant'è vero, Damiano, mi pare che il nome, l'ho fatto anche Alessio, ve l'ho fatto 5-6 giorni fa, non so se hai fatto caso che in conferenza stampa De Rossi sabato ha parlato proprio di Xhaka. Applausi. Così, giusto per la cronaca. Ma Xhaka lo voleva Mourinho, com'è? No, Xhaka Mourinho lo voleva, però l'ha scartato per Ebra. No, no, però gli hanno preso Wijnaldum e Camara. Beh, Wijnaldum no, era un grande acquisto, forse volevo, volevo dire una cosa. Dybala è scarso perché lo cercava la Serie B saudita. Io stavo a cercare la Lazio. Camelio Goicoechea. E quindi tutti paragoni alla Serie B saudita. Camelio Goicoechea. Immenso portiere da Roma che ha regalato un gol a Andreva. Ma qual era la cosa Germano? Vaina ha interrotto la. Scusate, ma è ancora primo in classifica Mourinho? Sì. Sì, sì. Enrico. Enrico, ti sei parlato? No, 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 sta... no, raga. La Paresi, no. La Paresi. Okay, favore, profilo così. Oddio, mi profilo così. Favore, fuori mi profilo così, mi ecco, fuori. È tornato, sbloccato. Ha giocato 2-3 stelle. Presidente? Presidente. Presidente. Paresi, dai. Cacciovi. Presidente, sei? No, no, c'è connesso. Ci senti? Io sì. Ok, perfetto. Applausi. Vada. Che cosa? Non ho capito. Fuori Camelio, dai. Fuori Camelio. Fuori dal cazzo, Bene. No, fratello, però sei cattivo. Metti un attimo. Io sulla storia di Commenier sono d'accordo. Camelio si volti, non stia di profilo. Ah, aspettate che forse Giordano porta finalmente qualcosa, fa il suo mestiere, perché mi scrive se domani vogliamo far intervenire l'intermediario di Xhaka. Ma chi è? Aia! Chi è l'intermediario di Xhaka? Chi è Camelio? Giordano, chi è che è? Camelio. Magari. Sei sicuro di quello che hai detto? Darsi che c'ha ragione, Enrico, io non lo so. Però se, se volete io gli mando un messaggio appena... Volentieri. Facciamo così, Giordano, fin quando non ce lo porti tu non entri più, però. Bravo. Va bene? Fin quando non ce lo porti non entri più. Ma magari. Oh, allora. Fuori calza, via sta merda, fuori. Fuori sta merda. Ti deve ringraziare. Dove camminiamo? Allora, calma, perché poi faremo la classifica, non la facciamo oggi. Poi la facciamo. No, tranquilli. Tranquilli che la facciamo. Domani la facciamo. Rimane tutto agli atti, eh? Quindi studiatevi bene i pronostici per la classifica. Mi raccomando. Detto ciò, del Milan ne abbiamo parlato. A me l'unica cosa che... Ecco, adesso Sciscione urlerà e sbraiterà, però, caro Sciscione, questa prima tornata si chiude con l'Inter di Simone Inzaghi prima in classifica, no? Grazie, sono i favoriti. Testa di cazzo, c'è anche il Torino, ci danno quattro squadre. Coglione, l'Inter è prima, l'Inter è prima. È per differenza reti, ma non c'è stata differenza reti, bastardo, non sei un cazzo. Tu non sei un cazzo, perché fin quando non si giocano entrambi scontri retti contro la differenza reti, coglione, non c'entra niente, in questo momento prima. Se vai a pari, se finisce il campionato oggi per vari ed eventuali... C'è lo spareggio! C'è lo spareggio! Ma che c'entra? Pezzo di merda! Coglione! Disinformatore! Coglione! Fino a c'è lo spareggio! C'è spareggio a 4, pensa! Sì, a 4. Comunque... No, no, non è così! Non è così. Le prime due per la differenza di rete. Coglione! Corre! È come Telegram per i terrapiattisti, cioè Damiano butta in mezzo ste cose, la terra è piatta e Torre fa. Ma che cazzo dici? Ma manco sei il regolamento. C'è quel... Ma perché guarda a testa, Giordano? Manco sei il regolamento. Guarda sempre a testa. Ti devono perseguire. Ma vaffanculo. Vieni qua, l'Inter è prima in classifica, va bene.
la prima giornata di Champions, e cos'è? City? Che cazzo? Inter, fammi giocare l'Etihad adesso. Se non fai un punto e vai a zero, sei ultimo in classifica. Ma sei un cretino. Ma devi mettere la classifica con l'Inter ultima. No. E tu te la devi commentare. No. Ultima in classifica, no. Ti devo pisciare in faccia. Ah, intanto ci dissociamo, chiaramente. Ci dissociamo fuori Ciccione. Fuori. E poi ride compiaciuto. Querela Torre, io querelo, assolutamente, cazzo. Querela, assolutamente. Ma perché c'è gravissimo. Primo perché... È gravissima sta cosa, è gravissima. Ma perché ride anche compiaciuto? Questa cosa è gravissima davvero. Grazie Granco, grazie mille. Allora, Torre, io voglio un commento al volo sulle convocazioni della nazionale, poi vi salutiamo. Quindi metti le convocazioni di Buciano, Sculetti. Ma perché? Ah, c'è la nazionale. Perché c'era con Spalletti? Perché non è un allenatore per la nazionale. Perché fa calcio. Sì, no, perché vuoi dire la brutta, perché vuoi Allegri, perché stai facendo lo sponsor di Allegri nazionale. Ha dato quella cazzata, Dato. Ma non se possiamo... c'è un catenaccio, c'è Faina. Allora, prego Torre. Portieri Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Guglielmo Vicario, difensore Alessandro Bassoni, Raul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiore, Andrea Cambiaso, Giovanni Di Lorenzo, Federico Di Marco, Federico Gatti, Caleb Coli, Destini Udogi. Per fa... Dove cazzo è? Caccio fuori, caccio fuori. Ma non è possibile. Centrocampo: Brescianini, Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Ricci, Sandro Tonali, che torna. Invece in attacco Moise Kean, Raspadori, Retegui, Zaccagni. Cioè, questa nazionale non può neanche andare a giocare contro cazzo so, l'India. Mi fate sentire Coin, poi Giordano, poi tutti gli altri. L'attacco fa schifo proprio. Ma io dopo la delusione dell'Europeo mi sarei aspettato qualcosa di diverso. Mi sembra un po' sempre la stessa roba, con Tonali che rientra. Poi Tonali che cazzo ha fatto per me? Mi spiegate Tonali che ha fatto per essere nazionale adesso? Cioè, qual è il suo merito? Cazzo. Il merito di Tonali? Scusa, no, perché questo è quello che piace a Faina, che siccome è Tonali deve essere convocato. E scusa, cioè, no, cosa, deve essere un merito. Scusate, io non vorrei tornare. Sembra che torno indietro di qualche anno, ma Ciro Immobile mi sembra che fa 2 gol a partita. Ma basta. Ciro Immobile sta facendo 2 gol a partita. Sta giocando una pressione. Ma vattene a fanculo, va. Ma tu che te... Ma che te... Ma che te... Fa 2 gol a partita, c'ha 40 anni. E il Besiktas se lo porti a giocare in Italia fa quanto quel cavolo. Vabbè, allora... Corrometto il nostro. 40 anni, 49 anni. Ma quali 40 anni? Vedete, cioè, prendete il merito di essere forte, ma non è quello il calcio. Non è che se come Tonali è Tonali, allora a prescindere deve andare in nazionale. Tonali è forte, non lo dico io, è forte, lo sanno tutti, ma se lo deve meritare. Non può uno andare in nazionale perché torna la squalifica. Proviamo a ma come Tonali tanti, non solo Tonali. Proviamo a ragionare un attimo sul motivo di queste convocazioni. Allora, l'Italia giocherà 3-5-2, giocherà. E tu hai 3 portieri che sono quelli là, Donnarumma, Meret e Vicario. Tu giocherai con 3 interni di centrocampo, infatti ne chiama 6. E io credo che lui voglia fare il percorso, cioè il centrocampo titolare di Luciano Spalletti è Tonali, Fagioli, Frattesi. Questo è o Barella, cioè quando ci sarà Barella. Ma non c'è Barella, cretino. Okay. Coglione, ha detto che è infortunato. Ma mi senti quando parlo? A me coglione nessuno me lo dice. Ha messo l'operazione ad hoc per saltare la nazionale Barella. A me coglione. Quindi Tonali, Fagioli che sarà il regista della nazionale e poi uno tra Frattesi e Barella. Tonali viene chiamato perché si inizia un nuovo percorso e questo nuovo percorso non prescinderà da Sandro Tonali. La nazionale giocherà con 2 attaccanti, visto che di attaccanti non ne abbiamo. Io penso che i titolari possano essere in coppie alternate, uno tra Zaccagni e Retegui, uno tra Kean e Raspadori, quindi avremo un attacco piuttosto leggero, non per forza. Giordano, perché non è stato convocato Vincenzo Grifo? Per quale motivo? Non lo vede, che ne so, non le sto guardando mica. Comunque quasi che schifo. Si sta facendo finta di che nulla questa assenza di Barella, Però poi i motivi perché agli europei e mondiali si fa cagare. Ma si è operato,
Ma dai, che se l'è messa apposta l'operazione adesso in questo periodo. No, ragazzi, ha ragione. È la solita storia che vanno in nazionale, tornano la partita dopo giocano. Ragazzi, Barra si deve operare tra il Manchester City e il Milan in quella settimana lì. Ma vaffanculo a allora lo dicessero apertamente. Allora lo devono dire. Della nazionale non ce ne frega un cazzo. Lo dicano i calciatori. Lo dicano della nazionale non ce ne frega un cazzo. Che cazzo? Non lo so. Mondiale avrebbe evidentemente fatto saltare questa operazione. Ci fosse stato l'europeo, non si sarebbe operato. Ci sono le partite di Nations League. Si è proprio sti cazzi del gruppo. Ma chi doveva chiamare, però? Scusami, Luca, chi doveva chiamare? Non ho capito. Tonali comunque è un talento. Ha fatto degli errori, comunque lo recuperi. Io penso che le convocazioni vadano meritate. Cioè io penso, ma pure Cristante, ma che ce fai in nazionale Cristante? Quali meriti ha per stare là? Non ha convocato Cristante. No, lo convoca sempre stato nel giro della nazionale. Ma che ce fa sta gente? Gatti, perché sta in nazionale? Che è sta gente? Ma la nazionale italiana può giocare con sta gente? Ma scusa, Luca Romagnoli c'è? No. Ragazzi, sono ancora sicuri convocati, non ha aggiunto nessuno. Secondo me lo schifo vero di sta nazionale è l'attacco. Ma frate, ma fa tutto schifo. Ma la parte migliore l'attacco. No, l'attacco fa schifo, ma anche il centrocampo. Dai. Però io so vedere come. Io porterei Gamarda. Ma vaffanculo. Non gioca nemmeno in Serie A. Ma neanche gioca nell'Under 17 della nazionale. Tanto questa nazionale qua va con la Francia e prende, quindi non è che dobbiamo aspettarci. Beh, ma tanto è una partita di Nation League. Ma che cazzo ce ne frega Nation League? Una rottura dei coglioni, sta sosta dei nazionali. Sono d'accordo. Prendessero un mese le fanno giocare tutte insieme. Le nazionali, dico da anni. Marino, Cibo, Cordavia, fanno un campionato a parte, riducono le partite per le big però, e basta, se ne può più. Analizzando le al centro commerciali con le mogli, con le ragazze. Ma come? Non ho visto un grandissimo rapporto. Ma va bello, pronti e via, porta la seriata, ci fanno credere. Tre partite, si ferma. La tristezza, proprio una tristezza. È il fubo dei De Rossi, poi. Andiamo a Ikea. Ma adesso mica va in vacanza. Sì, da Leroy a Merlin, vai. Dai. Prego, Asso. I soldi. Oh, cazzo. Queste convocazioni infatti. Non so se qui. Fuori, dai. Devo arrivare 25, devo arrivare. Asso, ragazzi, io non so veramente che gli sia successo. Ma che vuol dire non so seguire? Prego. Silenzio, prego. Ho detto la verità, sta a leggere una cosa, che cazzo. Oppure che fare per loro lì. Ma non dovrebbe. Ma lei non dovrebbe leggere, dovrebbe partecipare alla live. No. Ma c'è un messaggio, lo posso leggere? Scusi, ce lo legga in live. Lei quando si parla così, ce lo legga in live. Si può leggere? Ma l'hanno minacciata. Che è successo? Mi sembra mio padre. Non mi sembra proprio. Non so che dice il papà? Qual era? Insomma, dai, andiamo avanti. Cambiamo il discorso. Vabbè, andiamo avanti, dai. Allora. Vabbè, ragazzi, allora non rimaniamo che dobbiamo fare la ruota e andiamo a fare quello che fammi rispondere. A chi? Prego. A te, mi ha detto dimmi. Prego. A che te prego? Sulla nazionale, prego. Vai, Asso. Sulla nazionale, prego. Ripeto quello che ho detto sotto telegrafico, ripeto quello che ho detto post europeo, per me il concetto non cambia, fondamentalmente Spalletti è un giochista e per questa nazionale, per il poco tempo che ha per lavorare, non è il suo habitat naturale, serve un allenatore come Max Allegri per la nazionale. Oh, chi è? Ma qua è insurrezione oggi. Ma chi è, raga? Ma che è sta merda? È coglione di Giordano, te lo dico io. Coglione di Amelio, l'ho detto. Che a me? È lui. Ma chi
È lui. Fuori, calcio via. Calcio via. Fuori. Grande Giove. Metta la storia, ho panato, perché queste musiche sono quelle che metto sulle stories. Ho panato subito. Vabbè, fammi concludere. Allora, saluto l'inutile Marcello Chirico. Grazie, Chirico. Perché inutile? Saluti, che sennò sbatto fuori. Hai solo da farmi parlare, mulla cretino. Ciao, Marcello. Marcello, la maglietta è carina. Ascolti. Però l'interno di un altro colore è da serie B. Vabbè, poi, sbatti fuori tutte e due. Sbatti fuori, Camelio, senza saluto. Ciao, fuori. Camelio, numero fuori. Uno, il mio amico. Ringrazio e saluto Augusto Ciccioni. Come Ciccioni? Non posso stare contro di lui. Io me ne vado da solo. Ciccioni, vai a fare. Saluto e ringrazio Marco Giordano. Ciao, ragazzi. Ciao, Marco. Saluto e ringrazio Asso di Roma. Grazie, Seb. Saluto e ringrazio Dace Ali. Ci vediamo fine settimana. Ah, è vero, il Conte va in vacanza. Ma quando c'è sta state nazionali. Dove vai, così, ecco, ragazzi, perché te stai alla metà prima. Depressione. Che fai? Vai in vacanza. Buona vacanza, Ale. Vaffanculo, buona vacanza. Ciao, bello. Conne, vada in vacanza pure lei, vada. Che cazzo vuoi? Vediamo giovedì invece con me. Dove vai Ale in vacanza? Ciao, Coin. Ma Enrix dov'è? Enrix è in vacanza, una settimana. Indovina. In vacanza. Dove va? Frate, sì. Ah, non sapete dove da Dayali? No. Sì, a casa tua, ho capito. Terracina va. Non è una vacanza, allora, scusa, Ciccio. Dovrebbe essere un castigo. Da solo e me ne vado, perché voi non capite un...